Belgrado, 14 ottobre, stadio del Partizan. È la serata di Serbia-Albania, gara ad altissimo rischio incidenti con trasferta vietata ai tifosi ospiti. È la partita del drone che scatena il finimondo. La UEFA punisce la Serbia con 3 punti di penalizzazione e 2 gare a porte chiuse. L'Albania si vede infliggere uno 0-3 a tavolino per abbandono di partita. La federazione albanese fa ricorso consegnando alla UEFA questo video inedito con immagini in buona parte mai viste che documentano il clima in cui si è giocato e ciò che è successo in campo. Inizia con i giocatori albanesi accolti sul campo di Belgrado a suon di cori politici. Sopra la tribuna centrale, intanto, la bandiera albanese viene nascosta. Nel tunnel degli spogliatoi non sembra si stia per andare a giocare una partita di calcio. Il pubblico canta «Uccidi gli albanesi, uccidi gli albanesi». Nei primi 17 minuti per 2 volte i giocatori dell'Albania finiscono a terra storditi da un petardo, si riprendono e ricominciano a giocare. Impossibile al 36esimo battere un calcio d'angolo, su Lila piove di tutto, cori compresi. Uccidi tutti gli albanesi, non deve rimanerne nemmeno uno. Minuto 41, c'è un primo tentativo di invasione dei tifosi serbi. Un petardo piove in campo, Atkinson a questo punto sospende e poco dopo arriva il drone con la bandiera del Kosovo e lì si scatena il finimondo. C'è la polizia ma i cancelli sono aperti, entrare in campo è un attimo. Anche chi deve garantire la sicurezza partecipa alla caccia all'albanese. Uno steward entra in campo e colpisce Zana, un tifoso si scaglia contro Mavrai, mentre dalla curva chi vuole farlo può scendere in campo. Sugli spalti compare anche un bidone sul terreno di gioco, il famigerato Ivan Bogdanov che arringa la folla. Un membro dello staff di De Biasi porta via la bandiera del Kosovo e viene assalito da un tifoso serbo. Atkinson a questo punto ordina tutti dentro. Gli albanesi corrono verso il tunnel degli spogliatoi tra oggetti che piovono sulle loro teste e tifosi che arrivano a contatto con loro. Nella foga finiscono per calpestarsi l'uno con l'altro e qui riparte il solito coro con uno steward che invita la folla a farsi sentire. Negli spogliatoi la UEFA chiede ai giocatori albanesi se sono pronti per tornare in campo. Quando ci hanno chiesto se possiamo in gradi di poter ritornare sul campo, io stavo veramente allucinando con il nostro presidente e il mister. Hanno fermato delle partite, mi ricordo di Serbia-Italia perché hanno fatto casino nelle tribune o altre partite, per neanche la metà di cosa è successo. E quindi era un po' di irresponsabilità anche dell'UEFA. Gli albanesi rispondono alla UEFA che non è possibile perché alcuni di loro sono ridotti così. L'arbitro Atkinson non torna più da loro per ordinare la ripresa del gioco. Ecco perché contestano la punizione per abbandono di partita. Vedremo come andrà a finire. Tra poco noi torneremo a Genova. Adesso però cominciamo a tuffarci in clima derby in attesa dei nazionali.